Tele Durruti, la libreria Pugačov, che ben conoscete perché più volte, ma Bruno, il suo titolare, oggi parlavamo dello scibile, a un certo punto si parlava del quartiere Pinciano, sì. Raccontava di avere frequentato il liceo classico Tasso, sì. E cosa hai detto? Che il... il greco? No, il greco. Ah. No, il greco. Stiamo parlando più del Rocci. Stiamo parlando del 6... del 3 gennaio 1960. Che succedeva? Successe che io abitavo lì, a via Guido, vicino a Viale Liegi, insomma. Puoi dire dove abitavo? Via Liegi. Prosecuzione di... Via Regina Margherita. Che arriva a Piazza Quadrata. Arriva davanti a San Bellarmino. Non sì. Parleremo dell'Ungaria con i suoi hamburger, ma andiamo... Minimi. Né dei funerali di Graziani fatti a San Bellarmino. Tutti erano vestiti di nero, anche i cavalli erano tutti neri. I cavalli della carrozza dove aveva portato il feretro di Graziani, quel grande maledetto uomo. È quello che è stato viceré della Libia. Certo. E tornando... Rodolfo Graziani. Ecco. E tornando invece alla zona, che è quella appunto del Pinciano. Sì, preciso. Quindi è mattina... Mattina del 4 gennaio 60 io andavo a scuola, facevo la strada dietro Piazza Verdi perché andavo alla Marconi che era la scuola lì vicina e ho visto un caos indescrivibile all'incrocio tra Viale Rossini e via Paesiello, quello è il punto. E via Rossini è la strada che da Piazza Ungheria va verso il giardino zoologico. Giustissimo. Cioè, il museo di zoologia, l'ambasciata americana, meglio Villa Taverna, vabbè, dico perché chi ci sta, insomma. Vabbè, però noi siamo e allora io vidi i resti dell'incidente terribile la notte, alle 4 di notte, alle 3 di notte, nel quale perse la vita purtroppo Fred Buscaglione, uno dei grandissimi nostri chansonnier, che tornava da una festa, da una sua opera teatrale, e comunque c'era ancora il camion che andò contro di lui, che era un camion di materiale edile. Esattamente. E lui aveva la Thunderbird rosa. Una Ford Thunderbird rosa. E questa io non sapevo assolutamente cosa era successo, poi lo dissero, è morto Fred. Sì, io sapevo chi era, però... era veramente sconcertante sta cosa sotto casa, proprio... Ma il cadavere c'era ancora? No. Quindi hai visto... No, il mezzo, perché stavano a fare i lievi, no? Ecco, quindi naturalmente la macchina sua l'ho già portata io tutta cartocciata, quella non l'ho vista. Però il ricordo ancora mi fa male. Ecco, questo volevo dire. Secondo alcuni la morte di Fred Buscaglione, diciamo, chiude un'era. Sì. Un'era felice. Che si era appena aperta, anche grazie a lui. La cosiddetta Criminal Song. Sì, Criminal Song, certo. Buscaglione, testi di Leo Chiosso. Sì, sempre. 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 Grazie. Un grande, lui e Chiosso, due grandi. Scusatemi, sono un po' pappinato, ma è... No, sei andato benissimo. La cosa mi fa colpa ancora, mi emoziona, quindi sono un po' così. Tele Durruti.